Io presento questa, cerco di farvi capire insomma che cosa sta succedendo a Bottenago e soprattutto il territorio nella dimensione del consumo del suolo è una risorsa finita, cioè nel senso che queste che adesso sono aree agricole, una volta che verranno trasformate in qualcos'altro, forse un giorno potranno anche ritornare ad essere aree agricole, ma con dei tempi di ritorno che sono di centinaia di anni. E quindi per capire un po' questo piano che l'amministrazione di Cooperanza sta portando avanti, ho cercato di ripercorrere un po' come siamo arrivati alla situazione di adesso per vedere come il territorio di origine si è trasformato. Alla fine di tutto questo lungo percorso arriviamo a un aumento di volumetria rispetto ai 100.000 metri quadrati esistenti di 205.000 metri quadrati di attività. Per dirla in bresciano, sono oltre 60 più di area agricola che vengono meno. Questo è una fotografia aerea che abbiamo tratta dal documento della VAS, che fa vedere la situazione attuale. Muscoline è qui in basso, ecco, oltre a questa riga rossa c'è il territorio di Muscoline, qui in basso e a nord, e a sud invece c'è il territorio di Carzago, di Calvadese, nella frazione di Carzago. Abbiamo provato come provocazione a appiccicare le volumetrie esistenti sulle aree produttive e il primo passo diventerebbe questo, e successivamente questo sarebbe l'insediamento nell'area del campeggio. Quali sono le criticità di questo tipo di intervento? Sono tantissime. Allora, la sottrazione di area agricola. Allora, la Comunità Europea in questi giorni sta emanando una disposizione per cui dal 2020 sarà impedito tutti, diciamo, gli stati membri dovranno adeguare gli strumenti legislativi e urbanistici a far sì che non possa più avvenire consumo di suolo. Sarà troppo tardi. E nel 2020 sarà troppo tardi, poi chissà quando recepiranno, eccetera, eccetera. Per portarsi avanti già aveva tentato nel settembre dell'anno scorso il Ministro dell'Agricoltura con un decreto, con un disegno di legge, di far sì che le aree che vengono classificate come ambiti agricoli, che sono classificate negli strumenti regionali e provinciali come ambiti agricoli strategici, non potessero più essere interessati a, chiaramente questa cosa poi è affondata nei passaggi parlamentari. Però la tendenza è questa, che non si può evidentemente più consumare suolo agricolo, perché di qualche cosa bisognerà pur vivere e in fondo mangiamo quello che viene dalla terra in un modo o nell'altro. E già oggi abbiamo un passaggio di oltre 500 veicoli al giorno che sono prevalentemente legati all'attività del polo produttivo. È evidente pensare che l'ampliamento del polo produttivo, cioè il raddoppio del polo produttivo, porterebbe anche un raddoppio del traffico di passaggio. No? Questo chiaramente crea, oltre al disagio dei residenti, crea questioni di inquinamento, perché gli autotreni che passano non sono innocui da questo punto di vista, e situazioni di pericolo. Cioè, non sarebbe, adesso la metto un po' sul ridere, perché ci sarebbe da piangere. Prima ci fanno la cava e portano via per capire come la sovrintendenza tutela il territorio. No? Sovrintendenza, chi è che gestisce? L'architetto responsabile del territorio dovrebbe essere l'architetto Robbiati. Cinzia Robbiati. Adesso qui non so chi ha firmato Alberti e Robbiati. No, non è questo, sì, credo di sì. Sì, sì, è Robbiati e ovviamente. Che non voglio fare una reprimenda, sia ben chiaro. Ma se di questo argomento ne abbiamo parlato due anni fa e oggi ci troviamo di fronte a quello scempio che abbiamo visto, se lasciamo passare il tempo in cui la Comunità Europea imporrà per legge
che il consumo del territorio delle aree agricole non si potrà più effettuare, dobbiamo aspettare fino al 2020. Io non vorrei aspettare fino al 2020, vorrei che le azioni che devono condurre, già stiamo facendo questo percorso sulla partenza, e non è facile perché abbiamo avuto queste interruzioni di carattere istituzionale, perché mancando l'autorità regionale e l'autorità anche provinciale, è chiaro che non possiamo procedere, ci siamo bloccati, siamo fermi in questo momento con il procedimento del PIS della Valtellina, dei 5 comuni della Valtellina. Però contemporaneamente il lancio che io ho fatto nell'incontro del 2012, ma che risale ancora diciamo a 2 anni fa, da quando vi siete insediati, e quindi l'invito è questo, non aspettiamo ancora mesi, ma dobbiamo, lì c'è il sindaco, vi mettete d'accordo, la prossima settimana ci si trova e si comincia a discutere, si fa una proposta concreta in provincia, se ne parla immediatamente con l'ufficio parchi in regione e incominciamo a fare un progetto, se no continuiamo bla 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 bla. Volevo chiedere, non vengono neanche le riunioni dei genitori, il sindaco, figurarsi a fare un lavoro di questo genere. È stato invitato dai genitori per fare una riunione il 23 con 10 giorni di anticipo, hanno pensato il consiglio comunale il 23. No, è vero, alta questa lettura. È una verità. Il consiglio comunale. Diciamole che sono verità. Il consiglio comunale. Non abbiamo il coraggio di confrontarci con i genitori. Dai, Non voglio pescare polemiche, voglio soltanto sollecitare. E siete voi che dovete farlo. Le associazioni possono stimolarvi. Io so perfettamente come le associazioni stiano facendo pressing nei vostri confronti, nei comuni appunto di Muscolini, di Cartagese, perché si faccia questo benedetto tavolo. Io volevo chiedere però a te, Frassine, ma per quale motivo c'è questo accanimento a Botenaro, cioè in quella barriera? Ma qual è l'interesse? Chi è che il movimento attuale, il chi è che ci va a sentito. Il re di qui non lo sa, Com'è? È un feudo. La domanda non è, vorrei dire che non è banale. È falsamente ingenua. Chi è che ci guadagna? Cioè, perché l'interesse di fare tutta quanta questa della posizione che crea soltanto dei problemi di viabilità, che crea problemi ce lo siamo... quando ci sono. No. La proposta che tu hai lanciato, quella della ferrovia, cioè, ma è una logica, dovrebbe essere così. Cioè, addirittura si va a chiedere a un campeggio di spostarsi, che ha 35 anni di vita, di spostarsi da lì perché questi devono fare... Che dà fastidio. E fanno quegli scavi di quel tipo senza che nessuno dica niente. Passano in silenzio. Quando ci troviamo di fronte a un cordone morenico che nelle indicazioni delle leggi, mi riferisco all'86, nel 1933, nel cordone morenico, nella rete 2000, tutte queste cose qui devono essere preservate, sono indicazioni che dà la regione.